1 Cannibale Fei, Massimo Zanca, 2 Carlino YSL, Salvo Cintura, 3 Cagliostro, Davide Di Stefano, 4 Carabela, Gaspare Loverde, 5 Clio, Luciano Mancuso, 6 Cantecico, Alessio Di Chiara, 7 Camamboy Fior, Antonino Pecoraro Junior. Sesta corsa di Palermo, centrale per i Treani sul doppio chilometro, perde un po' la partenza uno dei più attesi, Carlino Weiss, e va molto indietro, in avanti invece scatta Carabela con Gaspare Loverde nei confronti di Clio che prova a ripiegare in seconda posizione ma trova l'opposizione al suo interno di Cagliostro che non vuole dargli il posto e così Luciano Mancuso deve prendere in mano per sistemarsi in terza posizione. Lancio abbastanza veloce, 13.6 per Carabela che dunque comanda le operazioni nei confronti di Cagliostro, non ha trovato il posto in corda Clio per il serrare sotto di Cannibal FI e così la povera Clio si trova a navigare per linee esterne, però sta andando piano il battistrada. Numero 6 squalificato. Soltanto 31.3 i primi 400 metri, quindi si viaggia su ritmi attorno all'1.16 scarsi, mentre c'è stato l'errore, la squalifica per Cantecico e continua a prendere in mano Gaspare, 16 la retta di fronte, quindi si continua ad andare a un ritmo. Sbaglia Carlino Weiss che aveva recuperato, giornata storta. Numero 2 squalificato. Mauro molto atteso, era partito male, ha provato la risalita ma ha sbagliato ancora e a questo punto Gaspare Loverde, che è l'allenatore, deve pensarci lui con la meno attesa rispetto a Carlino Weiss. Carabella che continua a comandare in tutta comodità, 1.19.5 il primo chilometro, cioè si sta andando a passo di lumaca. E Cagliostro però, giustamente Davide Di Stefano, si è tolto dallo steccato dove rischiava di restare murato ed ha preso la scia di Clio, quindi alla destra libera è pronto a scatenare il suo guizzo conclusivo che è molto molto incisivo nelle giornate migliori. Leggero aumento di andatura, 15.7 da 1.18.5 la curva di destra e adesso scatta Cagliostro, cambia marcia il Treanni Davide Di Stefano ma cambia marcia anche Gaspare Loverde che chiede a Carabella il massimo impegno e questa retta di fronte sicuramente sarà un parziale molto molto efficace. Vediamo un po', 13.7 come una partenza con Carabella che prova a resistere all'attacco di Cagliostro, i due prendono un largo margine, Cagliostro è uno specialista dei finali, certo è dovuto partire leggermente da lontano e soprattutto ha di fronte un'avversaria molto fresca e quindi ci prova Gaspare Loverde in tutti i modi, Cagliostro ha messo qualcosina avanti, tende a passare e passa Cagliostro che viene ad assolvere il suo ruolo di favorito nel migliore dei modi per vincere nei confronti di Carabella e di Cannibal FI. 1.17 secchi sul doppio chilometro, 2.34 dunque, che significa un secondo chilometro di 14.5, ma soprattutto 43.3 per gli ultimi 600 metri, 13.7, 14.5, 15.1 i relativi parziali. Il bordatone finale di Cagliostro ha fatto la differenza, dunque vittoria per Cagliostro. Davide Di Stefano traina il Red Driver, i colori sono quelli della scuderia Brown di Marrone Eva e Company. Carabella ci ha provato, ha fatto tutto quello che poteva ma si è dovuta rendere ad un avversario superiore. Buon terzo Cannibal FI con Massimo Zanca in numeri 3-4-1, l'ordine d'arrivo da confermare della sesta corsa di Palermo.